Un cane che scodinzola è davvero sempre felice? In realtà è molto più complesso di così. I cani comunicano anche con la coda e una coda che si muove in generale indica un certo stato di attivazione dell'animale. Non è detto però che lo scodinzolio sia sempre associato a un'emozione positiva. Insieme agli altri comportamenti manifestati da un cane, dobbiamo guardare sì la coda, ma non solo la posizione o la velocità del movimento, ma anche la sua direzione. Il movimento della coda di un cane che scodinzola può ad esempio essere un po' più ampio verso destra o verso sinistra. Alcune ricerche hanno evidenziato che il movimento della coda verso destra o verso sinistra era associato al tipo di stimolo che i cani avevano davanti. In particolare è emerso che laddove, ad esempio, era presente un cane estraneo, il movimento della coda era più ampio verso sinistra, mentre in presenza del proprietario del cane il movimento era più ampio verso destra. Si ritiene che questa differenza possa essere legata al fenomeno della lateralizzazione cerebrale, un movimento legato quindi all'elaborazione di un particolare stimolo dall'emisfero cerebrale destro o sinistro. Quindi non basta guardare solo lo scodinzolio, ma tutta una serie di altri comportamenti e movimenti della coda utili per capire che cosa stanno comunicando i cani.